Questo è il Philips BDM3275UP, un monitor da 32 pollici con risoluzione 4K, ovvero 3840x2160 pixel, con un design che risulta abbastanza sobrio. È in plastica nera con un inserto argentato sulla cornice inferiore, sempre in plastica, ed è destinato al settore professionale. I comandi del menu sono 5, di tipo touch, e sono piuttosto sensibili. Il Philips monta un pannello di tipo AHWA con rivestimento antiriflesso di tipo leggero. Posteriormente abbiamo ancora un design semplice. Sul lato sinistro sono presenti 4 porte USB 3.0, di cui una fast charging. Nella zona inferiore invece si trova il connettore di alimentazione con l'interruttore, mentre dall'altra parte del braccio di regolazione sono presenti le porte DVI, MHL, HDMI, DisplayPort, VGA e due jack audio. Il monitor, con elaborazione dei colori a 10 bit, riproduce più di un miliardo di colori e ha un ottimo comportamento nella riproduzione delle sfumature. Viene venduto con una buona calibrazione di fabbrica, con delta E inferiore a 3, e con una funzione chiamata Smart Uniformity, che promette di migliorare l'uniformità della luminosità in diversi punti del display. Il pannello è a matrice SIMIL IPS, è di buona qualità e può essere utilizzato per qualunque applicazione. Su questo esemplare però si possono notare alcuni bagliori provenienti dagli angoli del display, e quello in basso a destra ne mostra il problema durante la visione del film. Si apprezzerà meglio però l'entità nelle foto mostrate nella recensione. Il Philips, come detto, è un monitor professionale, ma non se la cava poi così male anche nei videogames. Sulla carta ha un tempo di risposta di 4 millisecondi, che in realtà è un dato relativamente importante, ma anche durante i test non mostra particolari problemi né per le scie e né per il tempo di lato. L'overdrive è settabile inoltre su più livelli e i setting centrali sono quelli che restituiscono il miglior comportamento. Va bene tenere a mente che la scheda video ovviamente avrà un carico di lavoro molto elevato vista la risoluzione 4K e probabilmente alcuni giochi vi costringeranno a diminuirla anche se avete una GPU di fascia alta. Questa è solo una prima analisi veloce del monitor Philips BDM3275UP, ma per maggiori dettagli, informazioni e test trovate la recensione completa in descrizione. Da Extreme Hardware è tutto, un saluto da Andrea.